E salve a tutti ragazzi e benvenuti qui oggi in un nuovo video di Zelda Raptor, sempre su Horizon Zero Dawn. Perché? Cosa andremo a fare oggi all together now? Andremo a prendere l'armatura più forte del gioco, l'armatura Ultra Wave. Perché, come sapete, o se non lo sapete ve lo dirò io adesso, per ottenerla dovete prendere 5 batterie sparse per le missioni della storia in luoghi improbabili. Io le ho raccolte tutte e 5, mi sono fermato con la storia e ho aspettato questo momento per andare insieme a provarla. Difatti, ho la missione secondaria, questa qui, antica armeria, che dice scopri come usare la batteria. Le ho raccolte tutte e 5, quindi ora ci dobbiamo dirigere al bunker. Il bunker che si trova esattamente qua giù, quindi io direi ci teletrasportiamo al nostro bel falò e ci rivediamo tra poco. Ok signori, siamo arrivati qua, quindi proseguiamo verso il nostro bel bunker. Ho sentito dire da molti che questa armatura rovina l'esperienza di gioco in quanto è veramente onnipotente, quindi non so se crederci o meno. Lo andremo a scoprire oggi insieme. Anche se non lo vedete che è coperto dalla webcam e sto a livello 42, perché è vero che io faccio i video su come farmare, ma non è che li uso chissà quanto, perché cioè, come equipaggiamento sto messo, diciamo, bene. Ho tutto viola, modifiche viola, quindi non ne ho tanto bisogno. Allora, siamo arrivati qui al bunker. Dobbiamo entrare in qualche modo. Scopri come usare la batteria. Però da dove si entra? Qua sotto. Ok, ok, quindi ci dobbiamo, dobbiamo scendere in qualche modo. Qui mi posso calare. E scendiamo piano piano perché altrimenti moriamo. A posto. Non ci stanno nemici, niente. Lì che c'è? Fiori di metallo. Ah, giusto, prendiamo anche fiori di metallo che non ho idea ancora di che cazzo servono. Penso servino per trofei, dite così. Però prima o poi li raccoglierò tutti. Ok. Non è una caverna. Sono rovine. Sono rovine del mondo di metallo. Esattamente. Quindi. Ok. Tecnicamente quella lì è l'armatura, però ci dobbiamo entrare. Per entrarci dobbiamo inserire dei codici. Praticamente le batterie a che cazzo servono? Servono appunto a inserirle qui per poter inserire la combinazione che ci dirà questo bel terminale, nucleo di codici. Infatti 100, 500, 1200, 1500, 1800, 1100, 0. Io ho comunque la guida sul telefono, però proviamoci comunque normalmente. Siamo gente che va all'università, dovremmo essere in grado. I quelli là sono l'ora: 12.00, 15.00, 18.00, le 21.00 e mezzanotte. Quindi il primo sono le 12, che è in alto, come mezzanotte. Le 15 sono le 3, quindi dobbiamo girare in senso orario. Forse ci sono altre informazioni qui. Poi le 18 invece sono le 6, quindi va girato tutto in basso. 21 ha girato le a sinistra e poi di nuovo da... E infatti è andata. Quelle erano le ore, infatti. Sembra ora che le morse blocchino l'armatura. Devo solo trovare il meccanismo che quelle morse bloccano l'armatura, quindi dobbiamo attivare l'altra combinazione. Eccole qui. Così dovrebbe. Ah, io sono le ultime batterie da inserire. 90, 270, 360, 450, 6 e 30. Questi qua invece sono i giri che dicevo prima. Quindi 90 è in senso orario o antiorario? Li conterà. Oh, tecnicamente tu quando vai a disegna coso parti 90, 180, 270, 360. Quindi io direi 90, poi 270, poi 360 è così. 450 sono 90 in più, quindi è come se fosse 90. E l'ultimo è 6,30. 6,30 invece è 450 più 180. 450 no, quindi è qua. Boom! Ce l'abbiamo fatta, signori. Andiamo a prendere questa armatura onnipotente, va. Ce la equipaggiamo. Tecnologia antica recuperata da Aloy e cucita su pellamena, proietta uno scudo di forza che assorbe i danni. Allora, innanzitutto usciamo di qui. Ok, signori, siamo usciti fuori. Come andiamo a collaudare questa armatura? Che cosa fare? Non ne avrete idea, quindi controllo un attimo che mi dicono le missioni secondarie. Ma io direi che è molto meglio collaudarla andando a uccidere qualche gruppo di mob. E andiamo, secondo me, a uccidere il gruppo di mob che è più forte, secondo me. Che cazzo sta facendo, Gabriele? Ah, mi sta riempiendo di screen.
Carucci. Io direi di andare a collodare andando a uccidere uno che dei mob più forti a mio parere, la vista in pesta, che è un uccellone enorme. Ma dove li troviamo? Eccolo. Questo qui, zona di avvista in pesta. Quello lì, quindi io direi di andare esattamente lì. Ok signori, siamo arrivati. Oh, l'ho visto, eccolo lì. È proprio lui, la vista in pesta. Veramente possente. Gli scenari che questo gioco regala sono veramente suggestivi, raga. Ok, quindi dobbiamo attirarlo. Vabbè, io direi basta andare più avanti. Verrà lui da noi. Via qua. No, non è mai avanzato. Quindi, allora, equipaggiamento come siamo messi? Queste ce l'abbiamo. Frecce congelanti ce l'abbiamo. Corde ce l'abbiamo. Se magari riusciamo ad aggrarlo. Ok, ok. Ci ha notato. Eccolo, eccolo. A posto. Allora, devi sapere che per battere a vista in pesta, loro hanno dei cilindri. Guardate, ora vi... Oh, cazzo. Ora vi fermo il tempo. Due davanti e due dietro. E con degli elementi particolari. Quelli davanti mi pare che sono di ghiaccio. Quindi io... Ci mettiamo le frecce congelanti. Anzi, prima direi di bloccarlo se ci riusciamo. Che se no è un casino mentre ci spara. Comunque ho visto che abbiamo subito un attacco e non ci ha levato vita. Guarda! Non abbiamo subito nulla. Allora via qua. Allora gli spariamo una freccia dirompente per togliere gli scudi ai cilindri. Poi ecco, dietro a quelli di vampa. Devo riuscire a prenderlo? No. Ok, comunque è esploso il primo di vampa. Se riuscissi a prenderlo, magari. Cazzo. Comunque è assurdo, guardate, mi arrivano i proiettili addosso e non subisco danni. Certo, non è infinita, però... Guardate, guardate. È assurda! Vieni qua giù, bello! Caccia al piccione. Riuscissi a prendere quel cilindro. L'ho preso! L'ho preso, l'ho preso! Ora dobbiamo fare i due davanti, che sono, se non sbaglio... Aspetta, riscansioniamolo che non mi ricordo... Oh, ecco. Ma vuoi cadere a terra? Vuoi cadere a terra? No, no, si è liberato dal mondo. No, dobbiamo assolutamente staccarglieli. Che cazzo era qua la sfera? È pare di Goku. Ok, uno gli abbiamo staccato. Ora rileghiamolo. Sì, riusciamo a prenderglielo. A posto. Mettiamo tre frecce congelanti, pure se penso ne basti una. Ok, ora che esplode di ghiaccio dobbiamo tirargli frecce a manetta. Guardalo, guardalo, 112. Poi c'ho una manovrabilità su questo arco assurda. Guardate quante frecce sparo. Ok, io direi che è quasi morto. Lo rileghiamo e gli sfondiamo l'altro cilindro. Che fai? Scappi! No, via qua, oh. Si combatte fino alla fine in guerra. Ma bava te i tuoi attacchi. Tanto questa armatura non mi fa nulla. Nulla. Quello ancora non l'ho sbloccato. Devo sparare una freccia dirompente. Che magari non mettesse la testa in acqua. Non ti stai facendo il bagnetto. Esci fuori. Butta la testa fuori. Oh. Sei finito, amico mio. Mi dispiace. Boom. È andato.
è andato. Mamma mia, fare una vista in pesta senza subire danni. Assurda. È veramente l'armatura più forte. Bene signori, per il video di oggi è tutto. Vi ho mostrato l'armatura più forte del gioco. Se volete sapere come ottenerla, vi lascio in descrizione la guida su come trovare le batterie. Io spero che il video vi sia piaciuto. Qui a ZRT è tutto, bella.